Alcune persone preferiscono godersi il mare a bordo di un costoso yacht, altri scelgono viaggi esclusivi su una nave da crociera di lusso. Ma c'è anche chi pensa che il mare sia soprattutto andare in barca a vela. Navigare a vela è considerato il modo più autentico di andare per mare, qualcosa che rende marinai autentici e che produce emozioni neanche lontanamente paragonabili con quelle delle imbarcazioni a motore. Le imbarcazioni a vela esistono in forme, dimensioni e caratteristiche molto varie, così come lo sono i loro prezzi. Ma quando si parla delle barche a vela più costose, i giudizi sulla loro straordinarietà sono unanimi, veri e propri capolavori dell'arte navale. Per chi è appassionato di questo genere di imbarcazioni non rimarrà certo indifferente la graduatoria delle 10 barche a vela più costose del mondo, una lista di alcuni tra i più pregevoli capolavori del mare mai realizzati. Con una lunghezza di 67 metri è una delle barche più grandi del mondo. Costruita in Nuova Zelanda, è stata varata nel 2011. Può trasportare fino a 12 ospiti e costa 50 milioni di dollari. Con i suoi 78,4 metri, è il più grande yacht a singolo albero mai costruito. È stata costruita in Inghilterra e può trasportare fino a 12 ospiti. Costa 50 milioni di dollari. Più grande barca a vela del mondo, misurando 64,35 metri. Era inizialmente uno yacht a motore di 33 metri appartenuto a Nelson Piquet, il leggendario pilota di Formula 1. Può ospitare fino a 18 persone e costa 65 milioni di dollari. Lunga 70 metri ed è l'ottava più grande barca a vela del mondo. Costruita da Perini Navi, può trasportare fino a 12 persone all'interno delle 6 esclusive cabine, oltre a 11 membri dell'equipaggio. Costa 70 milioni di dollari. Costruita nel 2004, può trasportare fino a 10 persone all'interno di 5 cabine esclusive e 21 membri di equipaggio. È lunga 90 metri e costa 70 milioni di dollari. Costruita in Olanda, ha una lunghezza di 66 metri. Questa imbarcazione espone la più grande opera d'arte del mondo, infatti una sua vela è stata personalizzata dall'artista norvegese Magne Furulman. Costa 80 milioni di dollari. Questa esclusiva barca è il risultato della collaborazione tra due cantieri olandesi. La sua lunghezza è di 85 metri, ma molte informazioni non sono state rese pubbliche, compreso il nome del proprietario.
Il suo costo è di 85 milioni di dollari. Costruita nel 1931 da un cantiere tedesco, nella sua esistenza è stata noleggiata dalle forze armate degli Stati Uniti ed è stata di proprietà di Rafael Trujillo, dittatore della Repubblica Dominicana. È lunga 96,35 metri e può ospitare 34 passeggeri, oltre ai 60 uomini dell'equipaggio. Costa 100 milioni di dollari. Lunghezza di 82,6 metri ma, se si include il bonpresso, arriviamo a 92,93 metri. La sua costruzione ha richiesto 3 anni di tempo. Il proprietario è il magnate miliardario Barry Diller. Può trasportare fino a 16 persone e costa 111 milioni di dollari. È la più grande barca a vela del cantiere italiano Peini Navi, lunga 88 metri, è la seconda barca a vela più grande del mondo. Può trasportare fino a 12 ospiti e 22 uomini d'equipaggio. Il suo costo, mai dichiarato, è tra i 150 e i 300 milioni di dollari.